creación de tu Espíritu Santo, manifiesto es perdón y tu salvación resplandece. Espíritu Santo, manifiesto es perdón y tu salvación resplandece. Tu camino me instruye.
iniziamo la seconda parte del nostro programma d'oggi, Fiumi d'Acqua Viva, dove stiamo parlando della importanza delle Sacre Scritture, sì? Della parola viva che diventa spirito, ha detto Gesù, e vita. Secondo Giovanni 6,63, lui ha detto che le parole che io ho detto, vi ho dette, sono spirito e vita. Si tratta che la scrittura, che è spirito, possa arrivare al mio spirito, al mio cuore, e riempirmi della luce e della vita. Avendo questa luce e questa vita, uno cammina tranquillo, sapendo dove sta andando. Triste, dispiacevole il fatto di camminare nelle tenebre, di dire non ho nessuna certezza, non so cosa ci sarà dal futuro e cose varie. Ma dove c'è luce non ci sono queste domande. Sì? Per questo il Signore Gesù Cristo, quando era fra di noi, sì? nella sua parte umana, noi sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo è eterno. Lui è il Verbo, lui è eterno, sempre ha esistito, esisterà in eterno. Sì? Però la scrittura ci lo presenta in un aspetto simile al nostro. Lui ha preso un corpo come il nostro, simile al nostro, e è stato limitato a questo aspetto umano, no? È chiaro che dopo 33 anni lui è tornato alla gloria che aveva col Padre. Dell'unico che si può dire con certezza che è salito in cielo è di lui. Non troviamo, almeno nella parola di Dio, che nessun altro sia stato portato in cielo, a parte del profeta Elia, sì, nell'Antico Testamento, o Enoch. Questo lo dice il libro di Genesi, che camminò Enoch con Dio e le ha preso. Entonces noi abbiamo Enoch, che è stato rapito, sì? Abbiamo il profeta Elia, che è stato portato in cielo, il profeta Elia. Questo si può verificare nell'Antico Testamento. E il nostro Signore Gesù Cristo, che è salito con il suo corpo risuscitato. Poi non abbiamo prove, almeno scritturali, che altri uomini o donne siano stati portati in cielo vivi, no? Allora, parlando del nostro Signore Gesù Cristo, mentre che lui era qui con noi, troviamo scritto in Giovanni capitolo 8 versetto 12, Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Allora dice due cose: chi lo segue oggi, come lo seguiamo, l'abbiamo detto già, attraverso la fede nella scrittura, nelle sacre scritture. Due cose promette questo versetto: non camminerà nelle tenebre, che questo è una maledizione. Camminare nelle tenebre è terribile, perché tu non hai certezza di niente, solo paure. Che sarà di me dopo questa vita? C'è vita dopo la morte? Dove andrò? Io non voglio morire. E cose che uno pensa, le pensavo pure io. Ma sono naturali, sì. Sì, però questo ha a che vedere con giustamente la mancanza della luce. Però questo dice: chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Avere la luce della vita ti dona una speranza, che non è un'illusione, sì? Che non è una fantascienza, è una certezza. Dove un mito, no? Non è un mito, dove uno praticamente attraverso la fede, con i sensi spirituali, perché oltre ai sensi fisici che noi abbiamo, i cinque sensi naturali, ci sono anche dei sensi spirituali, e fra questi la fede. Poter vedere attraverso gli occhi spirituali, per mezzo della fede, sì, la realtà del Regno dei Cieli. Ti danno accesso diretto. Claro, però questo come avviene? Attraverso la scrittura. La scrittura è la che ti riempie di luce. Per questo Gesù dice: chi mi segue, chi segue la parola, sarà riempito della luce. Che importante avere questa opportunità. Sempre siamo noi a decidere,
però avendo questa opportunità è un peccato perdersi terribile benedizione come questa in vita e anche dopo la morte, no? Sì, corretto. La vita eterna inizia nel momento in cui uno crede. Amen. E segue la parola, lì inizia la vita eterna, così. Che si estende per l'eternità. E come dicevamo, siamo, se siamo nella verità oppure siamo nella menzogna, dicevamo prima, non c'è un termine nel mezzo, no? Sì. Mezze tinte. Se vogliamo la luce che ci guida alla verità, allora dobbiamo ascoltare il Signore, la luce della sua parola. Giovanni 4:24 abbiamo visto già che dice Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Poi Prima Corinzi 2:14 dice ma l'uomo naturale, no? L'uomo naturale, quello che vede soltanto nell'anima, sì. Nello sì, fisico. Nello fisico, non riceve le cose dello spirito, di quelle che sono di Dio, perché esse sono pazzie per lui e non le può conoscere, perché devono appunto essere giudicate spiritualmente. Cioè lo spirito deve, il nostro spirito si deve, come dire, andare a vedere, a nutrirsi della parola che è spirito. Sì, certo. E non solo è spirito ma anche è verità. Per questo l'uomo naturale, quello che vive per ideologie o filosofie o cultura o tradizione, sì. Pensieri umani, non può ricevere quello che è dello spirito, perché per lui sono pazzie, sì? E non le può conoscere. Appunto dobbiamo andare alla parola per conoscere e per capire spiritualmente, sì? I riferimenti sono sempre spirituali, proprio perché Dio è spirito. E scritturali più che altro. Proprio perché sì, lui è spirito. Noi non lo possiamo comprendere attraverso la nostra ragione, la nostra mente, il nostro intelletto, la cultura, l'anima, religione, tradizione, cultura, sì, eccetera. Semplicemente perché Dio è spirito. E siccome voglio capirlo, come faccio a capire Dio se lui è spirito? Sì. Sì? Io devo andare attraverso lo spirito a capirlo. La sua parola è spirito, la sua parola è verità. Voglio conoscerlo e anche pure adorarlo. Sì. Lo devo fare secondo la parola, la quale è spirito e vita. Perciò come sappiamo che stiamo facendo le cose come lui gradisce? Attraverso la luce del suo figlio, cioè attraverso la Bibbia, la parola. Sì, eterna. Eterna. C'è un'altra scrittura molto interessante nell'epistola dell'Apostolo San Paolo agli Efesini, Efesini capitolo 5, versetto 8. Perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figlioli di luce. Sì, Efesini capitolo 5, versetto 8. Dice un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Perciò sì. Non si nasce luce, si diventa. È una scelta. No, è meraviglioso. Tutti noi siamo nati nelle tenebre a motivo del peccato. Però un giorno questa luce ha iniziato a risplendere, sì? Ha iniziato a fare un effetto meraviglioso nel nostro spirito e abbiamo creduto, abbiamo deciso di allinearci, sì? Al consiglio della scrittura. E il risultato è come dice l'Apostolo San Paolo. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Non è che uno ha la luce, uno è luce. Infatti Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo. Ci fermiamo un attimino, torniamo subito, grazie. E corro verso te.
Tornati, ultima parte del nostro programma d'oggi, Fiumi d'Acqua Viva, dove stiamo cercando semplicemente di condividere con voi principi scritturali che sono vitali per la nostra vita spirituale. Infatti noi lo viviamo e veramente quello che abbiamo ricevuto come luce, come rivelazione, ci basta per vivere una vita benedetta, una vita tranquilla, rilassata, una vita di pace, di lo shalom, no? di completezza da parte del Signore, sempre a motivo del consiglio della parola di Dio. Non c'è come la Bibbia è un libro, non è un romanzo, non è un libro di filosofia. La scrittura è il libro di Dio, ispirata, sì, dallo Spirito Santo a uomini santi che l'hanno scritta, ma la caratteristica è che è spirito. Gesù ha detto, le parole che vi ho dette sono spirito e vita, perciò quando sono eterne. Quando la parola prende questo aspetto di luce, il tuo cuore è riempito di fede, di amore, di speranza, e poi si manifesta. Cioè non è una cosa mentale, cioè non è una cosa sentimentale o dell'anima, dell'anima, ma è una cosa dello spirito, e siccome la scrittura è spirito, è eterno. Entonces, di questo si tratta questi programmi Fiumi d'Acqua Viva, di condividere questa vita, questa luce che proviene esclusivamente dalle Sacre Scritture. E qui parlavamo in Efesini 5:8, dice un tempo infatti eravate tenebre, no? Ma ora, nel tempo presente, siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Perciò c'è un azionare. Io mi devo muovere, non posso dire io sono credente, no? Un titolo, sì, sono cristiano, sono credente, sono credente e non faccio niente. Sì, no, devo azionare. Proprio perché la parola è verbo, il verbo è azione. Sì. Devo camminare, dice, devo seguirlo a Gesù. Sì. E come faccio a seguirlo? Attraverso la sua parola, ascoltandola e mettendola in pratica, camminando. E credendo, fondamentalmente credendo, perché dice Ebrei che senza fede è impossibile piacere a Dio. Io posso fare un milione di sacrifici, ma se non credo a Dio non le arriva niente. Di opere. Sì, esatto. Allora... Mi piace tanto la scrittura, penso che tu sarai d'accordo con me, perché ci dona questa speranza. Sì. Sì? Uno pensa che non ha niente, no? Non ha opportunità, che ha perso, no? E uno dice, qual è il motivo per il quale sono nato? Sì. Che senso ha la vita, no? Sì, sì. Quando sembra che tutto è perso, quando sembra che già la vita non ha nessun valore, troviamo per esempio questa parola che dice: in un tempo voi eravate così, ma adesso, stabilisce un tempo, ora. Ora. O sea, Signore, ora, sempre viene. Sì, il momento giusto, ora. Giusto. Lascia quello che è passato prima, fino a ciò che hai vissuto finora. Se tu vuoi, adesso si ricomincia. Sì, perché no? È Dio di presente e di futuro. Sì, 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 corretto. Dice: un tempo infatti eravate. E è vero.
Sì. Tutti eravamo in un tempo ignoranti, e camminavamo nell'oscurità, nei peccati, nei nostri pensieri, nella nostra naturalezza naturale, no? Sì. Finché un giorno è venuta questa luce, questa rivelazione, e lì ha iniziato per noi la vita nuova, sempre grazie al consiglio della parola, sempre. Dice, un tempo infatti eravate tenebre, ma ora, per esatto. Questo dico, oggi se noi prendiamo la decisione di abbracciare la parola, sì, di abbracciare questo consiglio, questa luce può venire, questa luce può trasformare esatto. Le tenebre, può cambiare le tenebre. Sì, sì, perché le tenebre, qua come dice qui, sta parlando del passato, sono passate. Sì. Ora, esatto. Ora siamo ora nel tempo presente, Dio di opportunità, Dio di appunto di dono, no? Sì. Lui ci regala l'oggi, la vita, sì, perché noi la vita non sappiamo se domani saremo oppure no. Corretto. Lui ci regala, ci dona l'oggi, perciò ora siete luce nel Signore, allora camminate dunque come figli di luce. Sì, sì, corretto. Però questo no, dice... Non deve essere di parole, come dicevo chiaro. Prima. Non è dire sì, sono credente, sono cristiano, ma non faccio, sì, faccio della mia vita però, quello che voglio. Sai, claro, io credo, io ho le mie idee, io ho le mie tradizioni, la mia cultura. Non voglio cambiare. Non voglio cambiare, sì, ma Signore voglio... quando viene, viene questa luce e la dobbiamo seguire. Meraviglioso, se vogliamo. No, se vogliamo, scelta. Se vogliamo la vita, perché alla fine siamo sinceri, Dio non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Esatto. Cioè io non, cioè, se io credo, non cambia niente nella vita del Regno dei Cieli, però a me mi beneficia. Sì, sì. Perché la decisione la devo prendere mentre sono in vita, claro. Mentre cammino sì. In questa terra. Per questo Gesù dice chi mi segue, esatto. Non dice chi si identifica con me, no, chi mi segue. Seguire è seguire il consiglio della Scrittura, esatto. Sì? Per questo dice, un tempo infatti eravate tenebre, ma sì. Ora siete luce, sì? Siete luce nel Signore. Cioè, la luce è nel Signore, non è nella religione la luce. Esatto. Cioè, la luce non è nella mente, la luce non è nel mio modo di credere, la luce è nel Signore, e il Signore è la parola, sì? Il Verbo è Lui. Uh-huh. Gesù è il Verbo che si è fatto carne, sì? Adesso siete luce nel Signore, camminate dunque come figli di luce. Allora, perciò figli di luce si diventa, non si nasce. No, azionate in modo che quello che pensate, quello che avete scelto. Avete scelto me, avete scelto la luce, allora seguitemi, camminate in questa luce. Sì, meraviglioso. E possiamo soltanto seguirla ascoltando tutti i riferimenti che noi sempre stiamo... dando come consigli, no? E a proposito di questo io vorrei lasciarvi l'ultimo versetto perché ci rimangono un paio di minuti. Dice il Salmo 56:13 a proposito di questo di Efesini che abbiamo visto, vedete come vediamo come è perfettamente collegato. Perché tu hai liberato l'anima mia dalla morte e hai preservato i miei piedi da caduta affinché cammini davanti a Dio nella luce dei viventi, mentre siamo vivi possiamo andare su questa luce. Salmo 56:13. Claudia, dobbiamo salutare, purtroppo il tempo stringe. Io vi lascio con Matteo 15:9. In vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Allora cosa dobbiamo seguire o ascoltare per conoscere Dio? Quello che è la sua essenza, la sua parola. Perciò io vi saluto a mercoledì e anche venerdì, ora 18:30. Sì, vi devo salutare pure io, vi ringraziamo tantissimo per l'ascolto della parola, per seguire questi programmi che hanno un proposito di edificazione, di vita. Vi invitiamo, se vi fa piacere, se volete, la prossima domenica alle ore 18:30 alla nostra casa, la nostra congregazione, Centro Cristiano Fonte di Vita, nella città di Ragusa, via Alicia numero 2. E ricordatevi che stiamo organizzando per l'anno prossimo questa gita, questo tour a Terra Santa. Se qualcuno è interessato, sarà un'esperienza meravigliosa e veramente il prezzo è molto molto conveniente. È meraviglioso il prezzo anche. Grazie per l'ascolto, vi vogliamo bene nell'amore del nostro Signore. Un abbraccio forte, Dio benedica, buona
domenica, e con la grazia del Signore il prossimo mercoledì alle ore 18:30 ci ritroveremo in questa emittente. Grazie, a presto. Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Grazie per l'ascolto.